Ma innanzitutto abbiamo voluto promuovere questo evento perché il tema dell'intelligenza artificiale è ovviamente sui tavoli di tutte le grandi aziende, sui tavoli delle istituzioni, è indubbiamente qualcosa che sta pervadendo la vita di tutti i giorni anche di noi cittadini, e quindi ci è sembrato opportuno farne un momento di comunicazione, di divulgazione, per cercare di mettere in evidenza tutte quelle che sono le grandi opportunità che in tutti i settori potranno emergere dall'intelligenza artificiale, dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale, tenendo presente anche dell'importanza però di regolarla, di indirizzarla verso uno sviluppo e un'applicazione che risulti comunque aderente ai principi etici verso i quali tutti noi vogliamo che vada. Ecco, questo connubio non è un connubio banale, e per far questo sarà assolutamente importante che imprese e istituzioni lavorino a stretto contatto proprio per poter indirizzare verso questo tipo di finalità. Credo che il luogo comune più diffuso sia che l'intelligenza artificiale è una sola. Noi dobbiamo cominciare a pensare che esistono tanti tipi di intelligenze artificiali, ognuna rivolta a uno specifico utilizzo e soluzione di specifico problema. E poi l'altro grande equivoco è che sia un pochino la nostra concorrente. In realtà è uno strumento e ci assomiglia forse quanto un aeroplano assomiglia a un uccello, sono due cose diverse, tutte e due volano, però sarebbe assurdo pensare che un aeroplano possa fare concorrenza a un uccello, a prendere delle decisioni, a decidere tutti insieme, per esempio quali limiti porle, e questa è una cosa che come cittadini dobbiamo assolutamente fare. È chiaro che l'intelligenza artificiale è una grandissima rivoluzione, con una potenza inaudita. Ad essa sono ovviamente associati diversi rischi etici, di data privacy, di occupazione. E allora la domanda è capire come si può sostanzialmente orientare questa rivoluzione in modo che massimizzi i benefici ma riduca i rischi. Ecco, secondo noi non è più possibile considerare separatamente intelligenza artificiale e intelligenza umana. Superare l'antagonismo, quasi la competizione tra le due intelligenze, la paura di essere sostituiti dalle macchine. Non basta neanche la semplice collaborazione, la coabitazione. Bisogna fare un salto quantico, bisogna passare dalle due intelligenze separate ad un'unica intelligenza, ad una joint venture tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, e quindi quella che noi chiamiamo, una volta ottenuta questa integrazione, l'intelligenza simbiotica. Ecco, il tema è come questa intelligenza simbiotica può attuarsi. Ci sono tre azioni di sistema molto concrete e fattibili da domani. La prima: è fondamentale che noi tutti cittadini ci apriamo all'intelligenza artificiale, ci informiamo, siamo aperti ad avere una consapevolezza maggiore, perché solo tramite la conoscenza possiamo usarla correttamente e possiamo vigilare per un uso corretto. La seconda azione fondamentale è da parte delle istituzioni, definire poche regole che non imbriglino l'intelligenza artificiale ma che siano fondate su chiari principi etici. Terza azione, le imprese. Progettare soluzioni e servizi che non siano solo il frutto delle tecnologie, ma avere team multidisciplinari, unire gli esperti di tecnologia informatica con gli esperti di modelli operativi, di modelli di business, dello sviluppo del personale interno all'azienda, valutando sempre di ogni nuova soluzione sicuramente l'impatto economico, ma anche l'impatto sociale e l'impatto sull'ambiente. I think there are a lot of benefits that will come from AI. The number one area, I think, is in healthcare. It will make for much more affordable healthcare, and we'll be able to start predicting problems with our health rather than just responding, you know, once we see that we have a disease. So there will be a lot of other efficiencies that are gained. We'll have better weather predictions, we'll have better knowledge of how to manage our finances and so on, but I think nothing beats healthcare in terms of the industries that will be benefited.